Amici sportivi, ben arrivati qui alla ottava giornata del campionato italiano di Serie B, una Celsano che quest'oggi è alle prese della temuta Comarch Bergamo, una formazione con molti giocatori di spicco, tra cui l'ex legnano Tommaso Milani o il Play Panni, ex Pordenone, piuttosto Giacomo Bloises, Jacopo Mercante, ma anche il pivot Chiarello, quindi una formazione che cercherà di fare una stagione importante, Robur che sarà chiamata a fare il classico 110% in campo per poter battere i bergamaschi, una gara assolutamente da gustare qua sui nostri schermi di 55, una Robur in maglia giallo-blu invece per Bergamo divisa direi nera per questo incontro, mentre passa la mano in campo Moalli in quintetto base, regge la buona prestazione contro San Giorgio, Bolzonella maglia numero 5, Castretta 10, 15 Matteucci e 9 Innocenti. Ma ora ci fermiamo un attimo, un minuto di silenzio per ricordare le vittime degli ignominiosi attacchi terroristici a Parigi. E se non puoi essere sereno quando vai a divertirti, la chiudiamo qua. Un Bergamo che ha in campo Pullazzi, centro, maglia numero 21, insieme a lui con la maglia numero 16 Andrea Scanzi, una maschera protettiva al viso, lo potete riconoscere per un infortunio. Poi maglia numero 12 appunto per il playmaker Panni, e a completare il quintetto c'è Jacopo Mercante, maglia numero 9. Infine l'altro piccolo che dovrebbe essere Giacomo Bloise, maglia numero 8. Al mio fianco Ferruccio Calcagni, come al solito per la parte tecnica, a cui chiedo subito un accessorio che deve riprendersi dalla sconfitta nel derby, ma di certo questa non è semplice, anche il calendario prospetta Lecco, Milano e poi a chiudere Udine qua in casa nelle prossime 4 giornate, non è certo facile. Certo che sì, buonasera a tutti, prima cosa. Sicuramente Bergamo non è la squadra più semplice da incontrare, e visto appunto i nomi che tu hai già detto a tutti, sicuramente una squadra completa, una squadra di rango, una squadra che ha appunto nel suo organico giocatori che hanno evoluto in categorie superiori e di conseguenza non è certo la squadra migliore da incontrare per poter mettere a posto le cose, o quantomeno sulla carta. Poi forse quando incontri gente di questo livello moltiplichi la voglia, moltiplichi le forze e di conseguenza la classica partita che non hai niente da perdere, anzi hai solo da guadagnare, e speriamo soprattutto che sia una bella partita. Si parte 1-0 per gli ospiti, una Castelletta a cercare Matteucci, poi esce a ricevere Bolzonella che attacca Scanzi, fuori per Castelletta, tiro pesante per lui che va a segno da parte dell'Aviatore, 3-1 dopo quasi un minuto di gioco in questa partita. Bloise a chiamare lo schema 4, Mercante si allarga per prendere il tiro contro Matteucci, l'errore a parte del giocatore prodotto dell'Olimpia Milano, e poi attenzione a Pullazzi che va a realizzare, giocatore che l'anno scorso avrete visto con la maglia della Virtus Roma in Serie A. Ora il concetto di Castetta per Bolzonella che va ad attaccare e realizza il canestro del 5-3 in favore dei padroni di casa. Attacca dal palleggio Mercante, molto bravo e veloce il giocatore è figlio e fratello d'arte. Situazione momenti di parità con Moalli che chiude il palleggio degli Innocenti, bel taglio dentro di Moalli che poi però non è velocissimo, perde l'attimo fuggente
e poi Innocenti va ad attaccare Panni, c'era la parte sua, lotta Matteucci, cercava di far battere il pallone contro il corpo avversario, non c'è il fallo, poi Bolzonella riesce in qualche modo a servire Castelletta. 7-5 dopo 3 minuti, ritmi molto veloci, Ferruccio. Molto veloci, gioco bello maschio, gli arbitri stanno lasciando correre, ma fondamentalmente la pallacanestro è questa, non è uno sport dove il contatto non c'è, anzi c'è tanto, molto tonici tutti, molto toniche le squadre, abbiamo già visto due rimbalzi offensivi da parte di Bergamo e come precedentemente Bolzonelli aveva punito il cambio, anche stavolta si è buttato verso il ferro, stavolta non è stato premiato dal canestro, mentre in precedenza abbiamo visto un canestro appunto del playmaker Roburino. Una bella partita, veloce, speriamo che continui così e soprattutto la partenza non è certo come quella delle ultime partite che abbiamo visto, che sono state abbastanza drammatiche. Canestrone di Uccio e 10-5, Cecciocca si sta arrabbiando, conoscendolo ecco, sta chiedendo calma ai suoi giocatori, probabilmente il tiro forzato prima del suo attaccante lo induce a alzare un po' i toni. Direi che Ferruccio ci ha visto benissimo riguardo a Ciocca, che ha lanciato il più classico degli urlacci all'indirizzo dei suoi, che ora Bergamo effettuare la rimessa sotto di 5 lunghezze, 10-5 dopo 3 minuti e qualcosa di gioco. Pullazzi lasciato solo sull'arco va a mettere a segno la tripla, 10-8 con Moalli ancora a gestire questo pallone. Bolzonella non me la riesce a ricevere e poi c'è il piede di Mercante sulla bella idea avuta da parte dell'attacco gialloblu, va comunque a fermare l'azione. 14 secondi ancora a disposizione da parte dei varesini. Moalli serve Castelletta, lasciato colpevolmente solo, ma stavolta errore anche da parte di Castelletta. Matteucci da lontanissimo, 7 metri abbondanti, 13-8, è in forma Uccio, che forse sente la mancanza di non aver potuto giocare il derby per quell'infortunio, quel taglio che ha avuto in partita. Partito forte, brutta scelta difensiva da parte di Bergamo, che non si è schierata immediatamente secondo le indicazioni del suo coach, ha beccato un rimbalzo in faccia da Moalli, che mi sembra il più piccolo in campo, e sul cambia Matteucci libero e quindi canestro da 3 punti, visto che è abbastanza in gas. Una chiamata alla zona da Bergamo, vedremo un po' come la Robur l'attaccherà, visto prima non ci aveva capito un granché, soprattutto Bergamo in difesa, ma ennesimo rimbalzo offensivo di Blois, di Moalli, e di conseguenza un'altra possibilità di attacco per la Robur, che prende l'ennesimo rimbalzo, ma un passaggio avventato e adesso palla Bergamo. Con la Cessano che comunque ha attaccato bene la zona bergamasca e poi va a segnare Mercante per gli orobici, veramente una buona inizio di gara per il numero 9 della Comarch. Ora Matteucci a sfera ancora Bolzella, copiata con Scanzi, c'è il blocco, anzi no, da parte di Castelletta, l'errore ancora al tiro da parte di Giulio, poi Bloise a gestire questa transizione, Scanzi arriva, Robur piazzata in difesa, Mercante attacca dal pareggio Matteucci che lo tiene bene, rimbalza da parte di Castelletta, apertura subitanea per Moalli che serve Bolzonella, va a attaccare in velocità la Celsanus e poi è velocissimo Mercante a recuperare il pallone, veramente basket veloce e frizzante in questo avvio di gara. Mercante, il consigliato per Panni, che ora vorrà mettersi in proprio, c'è il cambio difensivo, Castetta torna su Pullazzi che lo attacca dal palleggio, poi il sottomano non è vincente, rimessa però ancora a favore di Bergamo,
e arriva il primo cambio della partita. Fuori Pullasi, dentro Planezio. Motore classe 91, 198 centimetri per lui, anche per Passera. Fuori Bolzonella che va a riposare un po', dentro Filippo Rovera. Il messo effettuato ora da parte di Bergamo. Voglio servire Panni, il blocco da parte di Planezio. Poi si cerca ancora di attaccare, vuole il mismatch, Panni attacca benissimo Castelletta, lui è un giocatore che ha una tecnica individuale molto molto buona e si è visto in questo arresto e tiro che è andato a segno. 13-14 recita il punteggio al sesto minuto di gioco. C'è Sanus che va ad attaccare, Moalli legge molto bene la situazione, terzo tempo vincente per il playmakerino di Franco Passera. Buona lettura e ottima penetrazione. La cosa che secondo me è da far rilevare è il fatto che ci sono stati tantissimi rimbalzi offensivi da entrambe le parti. Entrambe le squadre hanno avuto la possibilità di giocare la seconda, la terza volta e di conseguenza non so se è una situazione per cui entrambe le squadre hanno poca attenzione in difesa o la tonicità appunto degli attacchi, come dicevamo prima, possa avere ancora sopravvento. Tre falli fischiati fino adesso hanno lasciato giocare tanto, quindi bene, una partita che onestamente sta andando su un binario di totale equilibrio in tutti i punti di vista. Richiamo ufficiale da parte dell'arbitro probabilmente per i reclami di Franco, per appunto questo fallo fischiato mi sembra innocente, che onestamente l'hanno visto solo i due arbitri. Vabbè, a parte questo mi sembra che comunque l'arbitraggio sia buono. Infrazione di 3 secondi, grande come una casa, palla persa, nessun problema. No, Robur tornata avanti, 15-14, dopo 7 minuti ormai di gioco in questo primo quarto, quando viene effettuata la rimessa, Sant'Ambrogio a gestire i ritmi con il cambio effettuato nel frattempo. Ora, dicevamo prima, proprio con Ferruccio, arbitri che lasciano passare molto, poi è arrivato questo fischio a metà campo a Bloise, il primo fallo per il play guardia di Bergamo. Rimessa viene effettuata nel metacampo difensiva per la Celsanus, con lo stesso Sant'Ambrogio a gestire il pallone. Poi Filippo Rovera contro Panni, c'è Matteucci che prende posizione, poi bellissimo il taglio da parte di Sant'Ambrogio, difesa battuta nel modo più semplice che possa esistere. Eseguiti, giochi eseguiti bene, canestro da sotto in terzo tempo facile di Sant'Ambrogio. Ciocca non ha potuto altro che vedere questa situazione offensiva portata in maniera meravigliosa a termine dalla Robur, e adesso un'altra azione per i varesini che da sotto fino adesso non hanno avuto tanto, a parte la presentazione di Bloise e il canestro di prima di Sant'Ambrogio, e hanno avuto parecchio da fuori, cosa che invece al contrario Bergamo si è tenuta a galla con il canestro da dentro il Colorato, e questo è uno dei pochi canestri fino adesso eseguiti da appunto dalla squadra di Bergamo. Con Planezio, 17-16, l'anticipo trovato da Panni. Rimessa offensiva con 15 secondi da giocare per i gialloblu. Passa da un po' di riposo anche a Matteucci, entra Sabbadini. Alla pivot classe 93. Sant'Ambrogio trova Castelletta, che però è troppo sotto in recensione. Attenzione che arriva il tecnico sulle proteste di Castelletta, il tecnico un po' affrettato da parte degli arbitri, però forse l'intento è che vogliono dire: ragazzi, qua non parlate, che giudichiamo noi. Ma onestamente alla prima protesta mi sembra un po' esagerato, forse paga il richiamo fatto prima alla panca roburina. Sicuramente
La zona schierata sulle rimesse dal fondo da parte di Bergamo non sta dando grossi risultati, perché per l'ennesima volta i Roburini hanno preso la palla vicino a canestro, poi secondo me c'è stato un fallo abbastanza evidente su Castelletta, che però alla fine vabbè, ha portato a un tecnico. Va bene non fischiare, ma quando ci sono i falli bisogna fischiare. Questo passo era troppo grosso per non essere fischiato. Bloise si lamenta forse di una spinta subita, però direi che niente da eccepire su questo fischio. 17 pari, 100 secondi alla fine di questo quarto. Il blocco di Sabatini cambia Bergamo la marcatura, sarebbe Sant'Ambrogio a coppietta con Planezio. Sabatini dà il pallone, c'è il blocco di Pagani che lo chiama via Sant'Ambrogio perché vuole attaccare proprio su Planezio. Fuori per Filippo Rovere, deve prendere il tiro allo scadere, palla e carambola fuori per il contropiede di Panni. La Robur però rientra ordinatamente e Bergamo deve attaccare difesa schierata con Scanzi che vuole attaccare Sant'Ambrogio facendo vedere il proprio fisico, lui che è un discreto toro, e poi la palla che esce. C'era ancora rimessa in zona d'attacco per Bergamo. Con Panni pronto a effettuare la rimessa. 24 secondi di disposizione, poi gli arbitri giustamente fanno notare che deve essere resettato a 14 il cronometro anziché 24, visto che il possesso era per Bergamo, che ora fa entrare Pietro Permon, maglia numero 11, in campo, che va subito anche a fare la rimessa. Palla nelle mani di Panni, finta al tiro, poi parte in palleggio. C'è Sant'Ambrogio che riesce a fare guardia anche su Permon. Scanzi, coppettora con Sabatini, lo vorrà attaccare dietro la schiena, poi gli tira in faccia l'errore sulla buona difesa del numero 20 giallo-blu. Bolzonella apre per Sant'Ambrogio, si fa vedere Sabatini, c'è il piede da parte di Planezio. 17 secondi a disposizione per questo attacco, 41 secondi scarsi invece alla fine del periodo per i giallo-blu. Sant'Ambrogio fuori per Filippo Rovra, c'è Bolzonella, Pagani si allontana, Sant'Ambrogio da fuori, l'errore a parte sua, rimbalzo di Pullazzi senza però maglie giallo-blu, rimbalzo, Panni va velocissimo verso il canestro come una scheggia e c'è il sorpasso ospite. 17-19, ultimo possesso del quarto nelle mani dei giallo-blu con Sabatini a bloccare, Bozzella chiama anche quello di Pagani, va dalla parte proprio di Pagani e poi attacca Pullazzi, canestro e fallo vincente per Bolzonella. Ottima azione del Bolzo. Sì, sono mancate fino ad ora le penetrazioni appunto del Bolzo, ennesima lettura sull'ennesimo cambio, canestro più fallo e punteggio pari. Mi sembra che Robur faccia fatica onestamente a difendere sulle penetrazioni dei bergamaschi, o quantomeno sulle loro azioni di corsa, chiamiamola così. Hanno fino adesso imperversato in mezzo all'area per poi prendere parecchi tiri supplementari. E finisce così il tempo con Bloise che riesce a fare tutto il campo e anche a segnare. Pertanto, come diceva giustamente Ferruccio, troppo facile per Bergamo. Primo quarto 20 Robur, 21 Comark. Per noi un po' di pubblicità e poi ci vedremo al secondo quarto. Secondo periodo che ricomincia con Passera che manda in campo Rovera, Sant'Ambrogio, Bolzonella, Sabatini e Pagani, linea verde sotto canestro. Ciò che invece risponde con Panni, Bloise, Planezio, Pullazzi e Scanzi. Una pallora nelle mani di Bolzonella che attacca il palleggio, poi prende la tripla che non va, Pagani a rimbalzo, si fa valere il lungo classe 98, poi l'errore da parte dello stesso Pagani. Panni a servire Pullazzi,
che va di spallate proprio contro Sesso Pagani, sbaglia anche lui però sull'altro lato del campo. Schietta personalità da parte del numero 16 giallo blu, poi consegnato per Sant'Ambrogio. Il blocco attacca dal palleggio Sant'Ambrogio, sfortunato in questa occasione. Palla che non va dentro, soltanto fallo per lui, non ci sarà il libero aggiuntivo, però è attaccato con il giusto piglio Gus, e avrà a disposizione ora il libero, almeno i due liberi per lui. Beh, continuiamo con il leitmotiv del primo quarto, rimbalzi offensivi a go-go, e penetrazione da una parte, penetrazione dall'altra. Ancora una volta si ripete quello che nel primo quarto abbiamo visto. Comark sta cercando di correre il più possibile, e quando ha corso fino adesso ha avuto ragione. Credo che veramente si debbano registrare le difese, soprattutto per evitare che i rimbalzi doppio tripli possano veramente diventare un problema. Palla persa dalla Robur, per passaggio brutto a Bolzonella, che è riuscito non so come a recuperarla, però è chiaro che non poteva fare molto di più se non cercare un passaggio abbastanza difficile che ha portato la palla persa. Credo che Robur debba attaccare molto di più il Colorato di Bergamo, perché nel paio di volte che è successo hanno avuto sempre delle... sono arrivati comodi fino al canestro, e in un paio di occasioni abbiamo visto buono canestro più tiro libero. Di conseguenza qualche difficoltà la squadra bergamasca mi sembra che l'abbia appunto in questo tipo di difesa. Con ora Matteucci che va benissimo a giocare vicino al canestro, 23-21 in favore del Celsano su 11, quasi 12 minuti di gioco in questa partita. Con Bloise, il concetto che gli torna a parte di Scanzi. Bloise finta, poi un arresto quasi al limite. Panni contro Bolzonella, lo attacca, poi scivola, forse sgambettato da parte di Bolzonella. Per arbitri c'è il fallo da parte del numero 5 giallo-blu. Per Bolzonella il secondo fallo della sua partita. Franco Passera si agita nervosamente lungo la sua linea, solleva anche le braccia. Questo è un fallo che può essere importante nell'economia della gara per la Robur. Con Bloise effettua la rimessa, riceve Scanzi, il blocco di Pullazzi, Panni va ad attaccare con la sua rapidità, poi palleggia, resta il tiro vincente per questo giocatore che già due anni fa con la maglia di Pordenone fece una grandissima prova proprio in casa in Friuli, facendo vincere così la formazione del PN che quest'anno purtroppo ha abbandonato la contesa quando si era pronti a partire. Ora c'è il fallo sul tiro a tre punti di Matteucci, che ora ha a disposizione tre liberi per riportare avanti i suoi. Brutta difesa. Matteucci è stato bravo a fintare il passaggio e poi a liberarsi per un tiro. Tre tiri liberi, secondo me ci stavano, la mano addosso sul gomito del tiratore c'era. Un momento di stanca della partita, oserei dire, non è stata così, non è così lineare come nel primo quarto. Chiaro che le energie sprecate nel primo quarto secondo me sono state tante, perché le due squadre hanno corso veramente tanto, hanno creato tante occasioni, ma poi alla fine in una maniera o nell'altra la contesa è risultata pari. Tre tiri per Matteucci, tre tiri importantissimi, da registrare come dicevi tu il secondo fallo di Bolzonella, ma anche Bloise che è la mente della squadra giallonera, anche lui ha due falli, quindi sarà veramente da capire chi saprà gestire meglio la sua presenza in campo, dovendo poi far giocare anche la squadra e dovendo gestire appunto se stessi e gestire il resto della squadra. Intanto Matteucci che è andato a segno con i punti numeri 9, 10 e 11 della sua gara, primo giocatore in doppia cifra.
26-25 ora col canestro saltato sull'altro lato del campo da parte della Comarch. Bello il taglio di Innocenti, seguito Sabatini, poi Moalli, il blocco da parte di Pagani, apre ancora per Sabatini che ha spazio, la bomba a segno ed è più 4 Celsanus, 29-25. Boise contro Moalli, Scanzi si butta dentro, chiude bene la linea di fondo per la Celsanus, c'è spazio sul perimetro, Pani trova Bloise, altro passaggio ancora per Pullazzi, che stavolta sbaglia la conclusione, ma è molto bravo Planezzo a recuperare il rimbalzo, palla che poi gli sfugge dalle mani. Una Bergamo Ferrucci in questo attacco qui forse aveva già due o tre tiri prima la possibilità di tirare, magari anche con un tiro un po' migliore, con un'angolazione migliore. Extra, extra, extra pass, però da sottolineare l'ennesimo rimbalzo offensivo, poi vabbè la palla è scappata, però l'uomo nero è riuscito a prendere la biglia ancora una volta. La Robusta è avanti con i tiri da fuori, penetrazione mi sembra o da sotto quantomeno, non sta avendo tantissimo. Come Bergamo non sta avendo tantissimo da fuori, ma ennesimo rimbalzo offensivo per poter poi di nuovo cercare la penetrazione. Mi sembra che i giocatori di Bergamo stiano cercando con continuità. Blois da tre punti e diventerà abbastanza difficile se dovessero iniziare ad essere capaci di far canestro sia da dentro che da fuori l'area. Comunque una partita equilibrata, una partita divertente, vediamo un po'. Ora Innocenti che cerca troppo, e arriva il primo time out della partita chiamato da Franco Passera, che si arrabbia parecchio sulla prima parte Innocenti che giustamente ha forzato un po' troppo. Certo, una Robur che sul 29-28 sta disputando comunque una buona gara, perché ricordiamo Bergamo è assolutamente una formazione di ottimo livello, finora le cifre dicono 40% da 2 e 44% da 3 punti per quanto riguarda i gialloblu, con 16 rimbalzi di cui 5 in attacco. Per quanto riguarda Bergamo, 55% a 2 e 22% da 3 punti con 12 rimbalzi, 3 in attacco. È chiaro a Ferruccio che se Bergamo, oltre alla buona capacità di leggere e attaccare il ferro roburino, trovasse anche il tiro pesante a fuori, diventa difficile per Cessano se restare in gara. Sì, mi sembra soprattutto per le caratteristiche fisiche della squadra bergamasca, sono tutti grossi, tonici. È un po' che non vediamo in campo Mercante, che mi sembra che nel primo quarto sia stato un fattore proprio fisico per quanto riguarda la contesa. Ciocca ha fatto girare un po' i suoi giocatori, probabilmente mi ha sentito perché rientra Mercante che ha difeso su tutti nel primo quarto, e sicuramente è un giocatore che può dare ulteriore dinamismo alla squadra. Ribadisco, è forse la miglior partita che stiamo vedendo in termini tecnici e in termini tattici. Poi magari a qualcuno può piacere poco o tanto, però in assoluto è una partita di pallacanestro, a differenza di buon livello tra virgolette, perché quelle che abbiamo visto qua al campo nelle ultime giornate non è sembrato ai più una pallacanestro decente. Dicevamo, se Bergamo trova il tiro pesante, seconda bomba in fila da parte della Comarch, stavolta con Panni, 29-31. E c'è anche da dire che Bergamo finora non ha schierato Chiarello, giocatore che giocava 25 minuti di media, ma probabilmente qualche guaio fisico non lo mettono a disposizione di coach Ciocca questa sera. Matteucci, bello per il taglio di Pagani che prende bene posizione in mezzo all'area, va a realizzare il 31 pari quando abbiamo varcato la metà del secondo quarto, e c'è anche un giro di zona da parte della Celsanus con Pullazzi, vuole attaccare Pagani, è rimasto solo, arriva anche Mattucci a raddoppiarlo, Bloise in angolo per Panni che aveva l'attimo per tirare, poi si mangia il tempo e si mangia anche un'infrazione di passi. Palla, anzi aveva toccato la linea, scusate, come mi suggerisce il buon Ferruccio. Innocenti
a effettuare la rimessa. Rientrato in campo anche Marco Sant'Ambrogio, nelle file della Celsano. Un Sant'Ambrogio che è un po' mancato il supporto nel primo quarto. Ora si gira e subisce il fallo di Mercante Sabbadini. Dovrebbe essere il primo fallo della partita da parte del numero 7 della formazione ospite. Anzi no, il secondo, perché è coperto con un altro numero qua sul tabellone del campus. Il Sabbadini intanto sbaglia, però il primo libero. È importante anche cercare di mettere a segno sempre i libri a parte dei gialloblu in ogni occasione in cui il cronometro è fermo. 32-31, e ora cerca un po' di pressa tutto campo la Celsano, sta allungando la zona. Innocenti a pressare Bloise, Matteucci per un attimo buca l'anticipo, Panetta in angolo Pullazzi, poi bello il telecentrale di Planezio, la chiusura di Sabbadini, ci mette anche il ginocchio Matteucci, palla e carambola fuori. 11 secondi di posizione per l'attacco bergamasco. Va proprio Panni a effettuare la rimessa, palla viene rifiutata a parte di Mercante per Bloise. Pullazzi ancora per lo stesso Bloise, che si arresta dall'arco, solta, spera la conclusione, bel rimbalzo di Pullazzi che trova Planezio, altro possesso in attacco, ancora l'ex Virtus Roma che va a sbagliare, la conclusione è pesante, 32-31 in favore di chi sta attaccando. Innocenti per Sant'Ambrogio, si fa vedere col blocco Matteucci, Castelletta ancora in angolo per Innocenti, deve prendere la tripla, prende però lo spigolo, si arrabbia Matteucci per l'errore del numero 9, poi interviene come un terzino roccioso degli anni 80 a buttare fuori il pallone. 32-31 e si rigioca la carta Bolzonella in questi interventi di Franco Passa, rischiando anche magari un terzo fallo del Bolzo. Sì, probabilmente sì, però vorrei sottolineare la sicuramente la prestazione molto molto positiva di Sabbadini, che è canestro da tre punti, due tiri liberi presi su una buona iniziativa in attacco. Ci vuole un pochino più di fosforo probabilmente, questa è la pensata di Franco Passera. Panni da tre punti più tiro libero, possibilità di un'azione da quattro punti. Se fino a prima di essere venuti a Varese avevano il 22%, mi dicevi, da tre punti, stasera stanno sistemando in questa partita il 22%. Credo che invece le ultime 3-4 sono entrate tutte, quindi hanno notevolmente alzato la media, ma sicuramente hanno dato una doppia dimensione al loro attacco, non limitandosi alle penetrazioni. Zona schierata anche da Bergamo, che stava cercando di dare i suoi frutti. 8 secondi, ha dato i suoi frutti, palla recuperata da Bergamo, vuole spezzare la gara ora sulla 32-35. Arriva un altro time out di Passera, chiama anche il secondo a sua disposizione. Primo vero momento di difficoltà per una Robur che ha tutto sommato guidato la partita in questi primi 17 minuti di gioco, con un sorpasso avvenuto da parte di Bergamo che ha alzato esponenzialmente il proprio rollino di marcia offensivo in questa seconda metà del secondo quarto, tant'è che le cifre ora ci dicono assolutamente che siamo arrivati al 30%, 4 su 13 da 3 punti per la Comarca, anche 7 assist e soltanto 3 palle perse per gli ospiti, chiaramente che questo è un indice importante contro le 4 comunque della Celsanus, senza parche di errori, una gara che è stata finora giocata abbastanza bene. Certo c'è che Ferruccio, la Celsanus non può permettersi il minimo sbaglio, il minimo calo di tensione. Sono assolutamente d'accordo,
La partita è stata giocata fino adesso nel massimo equilibrio, proprio perché le due squadre si sono studiate e hanno giocato in maniera quasi identica. È chiaro che, come dicevamo prima, le capacità fisiche di Bergamo sono importanti, i giocatori di livello ci sono, è chiaro che se poi trovi una dimensione completa per quanto riguarda il tuo attacco e a quel punto e limiti anche gli eventuali rimbalzi offensivi, diventa un problema. Chiaramente per Robur, stessa cosa vale all'opposto. La Robur dovesse aprire, dovesse trovare più continuità con i canestri all'interno del Colorado, probabilmente avremmo la stessa identica situazione. Intanto continuano con le penetrazioni, continuano con i rimbalzi offensivi, e questo diventa un problema. Credo che nell'intervallo bisognerà parlarne sopra. E ora almeno la regola del possesso alternato arride alla Cessano. Su questo curioso errore di Planezio c'è il pallone che si incastra nel tabellone, quindi palla, anzi no, probabilmente è stato un errore, che visto che hanno parlato gli arbitri, la freccia indicava il Chiamesso. Comunque palla ora nelle mani di Bergamo, che sbaglia la conclusione. Guardate, solo Soletto, dimenticato la difesa giallo-blu Planezzo, che va a realizzare il 32-37, due minuti al termine di questo secondo quarto. Ancora zona da parte di Bergamo, Innocente, Severa, Castelletta, zona che fluttua molto, quella dei bergamaschi. Matteucci, Severa, Innocenti, che deve prendere il tiro, lo scarico nelle mani di Castelletta, infrazione di 24 secondi, veramente un momento difficile per la Robur, che ha rimediato prima una palla persa per 8 secondi e poi un canestro facile preso, e poi in questo caso un'infrazione di 24 secondi, un momento difficilissimo per il gialloblu. La cosa più eclatante è il rimbalzo offensivo preso da Planezio, che era libero come l'aria in mezzo appunto al Colorado, e che non ha avuto nessunissima difficoltà a fare due punti. Ennesima penetrazione dei giocatori in nero, e ormai sta diventando proprio il gioco quasi cercato da parte dei bergamaschi. L'attacco alla zona, Varesina ha dato la seconda palla persa, prima sulla zona allungata, con un'infrazione di 8 secondi, adesso un'infrazione di 24. Sicuramente i bergamaschi stanno difendendo e hanno messo le palle sul parquet, come si dice, in maniera molto molto positiva. Il gap si sta allargando e sicuramente la Robur deve trovare molta più tranquillità per poter attaccare questa difesa, che mi sembra stia diventando molto molto rocciosa. Si è molto aggressiva Bergamo sulla palla, ora Santabrogio avrebbe lo spazio, poi lo scarico per la tripa di Matteucci che non va, la tocca Castelletta, altro pallone in attacco per la Robur, con Rovera a trovare la circolazione di palla, va nelle mani di Bolzonella, subisce anche un fallo dopo il tiro, palla che però non trova nulla, nemmeno il tabellone o il ferro. Pertanto 32-39, 40 secondi alla fine di questo quarto, con una Celsanus che rischia di andare al riposo con un passivo pesante. Santa Maria d'aiuto su Scanzi, la tripla dell'ex Montichiari, 32-42, 10 da recuperare per il gialloblu. Castelletta per Sant'Ambrogio, che forza il tiro, ma c'è una bomba che dà un po' di speranza alla Celsanos. 35-42, lasciare spazio al miglior tiratore di gialloblu è assolutamente la cosa migliore da fare per Bergamo. Ora è chiamata una difesa importante la Robur, con Panni che spinge anche Sant'Ambrogio, ma il fallo prima è del dottore con la maglia numero 7, non c'è bonus, pertanto
sarà rimessa per i giocatori bergamaschi, con ciò che impara intenzionato a chiamare un time out per gestire questo ultimo pallone. Infatti così è, non vuole assolutamente perdere nessuna occasione per andare a riposo con almeno 9 punti di vantaggio, se non 10, allenatore ospite. Certo che sì, sai, un'occasione ghiottissima. Rimane per me comunque una partita molto molto equilibrata, una partita per adesso ben giocata da entrambi. Qualche sbavatura, qualche rimbalzo offensivo di troppo, però sai, nell'economia della partita ci può stare. Chiaro che ci vogliono degli accorgimenti, perché i rimbalzi offensivi appunto sono stati troppi. È chiaro che bisogna cambiare marcia, come lo ha fatto Bergamo nel secondo quarto, dove ha appunto dato fiato ai canestri da fuori, fiato le trombe Turchetti, come diceva Ma è Buongiorno, e da fuori ha trovato quanto non aveva ancora trovato. Robur si è un po' incastrata sulle zone di Bergamo, che nel primo quarto invece non avevano dato questo esito così positivo, mentre nel secondo sono state veramente importanti. Vediamo quale sarà lo schema che ha studiato Ciocca per far andare al tiro i suoi. Attenzione, Panni, c'è il pallone, due gialloblu su di lui, non trova nulla, palla recuperata Bolzonella, pertanto non pensiamo sia stata proprio questa l'esecuzione che voleva Ciocca. Di certo rimane che l'Accio Sanus è sotto di 7 punti di intervallo lungo, 35-42. Per noi un po' di pubblicità e poi il terzo periodo. Terzo quarto che ricomincia, prima un po' di numeri. Matteucci a quota 11 punti, mio marcatore giallo-blu 14 invece per Panni, che ha sciorinato una ottima pallacanestro per quanto riguarda Bergamo. Percentuale del campo 52% da 2 per Bergamo, 31% da 3 punti per Robur, 43% e 38%, ma soprattutto la sensazione che quando Bergamo ha accelerato i toni, quando ha alzato anche il livello della propria difesa sia individuale che di squadra, per la Robur è diventato veramente difficile attaccare il canestro. Vedremo cosa saranno ora questi secondi 20 minuti con Bergamo che parte subito a zona. Ferruccio 2-3 e ha creato casino all'attacco roburino, perché no? Perché non riproporla, visto che ha dato buon dividendi. Però se c'è in campo uno che ha la zucca veramente super come Bolzonella, magari anche la zona fa fatica ad avere effetto. Zona anche per la Robur, può, con probabilmente dei parametri e delle indicazioni diverse, ma un'altra zona. Chiaramente si tenderà a evitare che Bergamo possa andare a tirare da vicino, come è successo nel primo tempo. Ennesimo rimbalzo offensivo, però, e questo diventa il secondo dei problemi che abbiamo detto nel primo tempo, e questo diventa un vero problema se non viene risolto. Allora Planezzo che sbaglia, ma arriva anche il secondo rimbalzo a fila in questa azione, assedio da parte di Bergamo, con Panni che si butta dentro, perde però il pallone, chiede un fallo, non arriva il giocatore vicentino. Sant'Ambrogio vuole attaccare, scarica per Matteucci da lontanissimo, palla che balla sul ferro e poi finisce nelle mani di Bergamo con Mercante. Si vede Planezzo, non sapeva bene cosa fare in quell'occasione Mercante. Ancora Planezzo da Mercante che attacca sulla linea di fondo, la difesa giallo-blu. Panni ha spazio per il tiro, sceglie la penetrazione, poi una lacrima che non va per lui. Rimbalzo ancora di Matteucci, Sant'Ambrogio cerca la fiammata, serve Bolzonella in angolo che attacca Mercante, fuori ancora per Gus contro Scanzi. Bolzonella bello schiacciato per Filippo Rovera, tripla corta che poteva voler dire tanto per la Robur. Panni a guidare ancora l'assalto di Bergamo, la finta di Planezzo che si butta dentro, poi c'è il fallo da parte di Matteucci prima della sua partita.
Un paio di giri a vuoto per entrambe le squadre, belli da vedere correre, ma alla fine ci sono quei due cosi arancioni attaccati ai vetri che bisogna utilizzare. A parte gli scherzi, un momento di stanca ci può stare. I ritmi sono di nuovo ritornati a altissimi come nel primo quarto. Bisogna anche capire chi reggerà di più questa corsa, questa è passi, anche nell'NBA l'avrebbero fischiato, però va bene così, ha segnato due punti la Robur, è importante. Trovare canestri facili per la Robur credo che sia veramente una fondamentale, perché durante l'arco della partita non ha avuto queste occasioni, cosa che invece è successa ad esempio a Bergamo, quindi è fondamentale che quello che un po' anche nelle passate partite, palle recuperate, corsa facile a campo aperto, torni ad essere una situazione che non abbiamo ancora visto, se non in questa occasione con Filippo Rovera. Sant'Ambrogio chiude il palleggio, serve proprio Rovera. Siamo sul 39-42 quando non va la tripla, ma c'è un rimbalzissimo di Bolzonella, taglio centrale di Matteucci che poi l'alza la Palombelle, va a realizzare 41-42, parziale di 6-0 per i padroni di casa. Sale anche l'incitamento dei 300 presenti qui al campus. Panni si butta dentro, poi alza il tiro, c'è il fallo da parte del numero 8 gialloblu con Rovera che spende il fallo numero 1 della sua partita. Franco Passera lo chiama per parlarci un po' su. Attenzione a Panni che avrà a disposizione due liberi. Il dottore che è il miglior marcatore degli ospiti con i 14 punti messi a segno nei primi 20 minuti. Sarà quota 15 con il primo libero. Vediamo se riuscirà a realizzare anche il secondo. Assegna per lui anche il secondo, l'ex giocatore di Pordenone. Ora c'è ancora zona pressa tutto campo, trova Matteucci, poi bellissima lettura di Bolzonella, costretta la spizzica fuori, Sant'Ambrogio però ha finto il passaggio, poi si butta dentro contro Bloise, buona iniziativa da parte del giocatore varesino con un Filippo che ha letto benissimo e anche ha battuto un Bloise che forse soffre qualcosina a livello di contatto fisico in questa gara. Assolutamente sì. Fosse stato premiato il dai e vai di tra Matteucci e Bolzonella, avremmo visto un semplice dai e vai, direbbero alcuni, ma una cosa fatta veramente bene, soprattutto per attaccare questa zona che aveva creato quell'unico buco e i due giocatori di maggiore esperienza roburini l'avevano punito. Bravo Filippo a recuperare il rimbalzo e a sfruttare la sua capacità fisica, la sua forza fisica contro Bloise che effettivamente durante l'arco di tutta la partita ha sofferto un po' il fisico degli avversari. A che quota siamo come rimbalzi offensivo per Bergamo? 1000, perché veramente sta diventando, mi sto anche stancando di dirlo che effettivamente questo è il problema vero per la Roma di stasera. Si sta mettendo in proprio invece Bolzonella che sta tenendo veramente in pista la squadra con le ultime prestazioni monster che in questi minuti stanno diventando fondamentali. 9 rimbalzi in attacco per Bergamo. Allora Matteucci che toglie la sedia a Pullazzi che cade in mezzo all'area, palla recuperata di gialloblu dietro la schiena, bella circolazione da parte della Robur, Sant'Ambrogio per Filippo Rovera in angolo, la tripla da parte di Filippo Rovera, sorpasso Celsanus, 48-46, c'è time out da parte della Comarc. E qui bravissimi ad attaccare la difesa bergamaschi gialloblu con poi Sant'Ambrogio con quel bel passaggio per Filippo Rovera che stavolta dall'angolo ha punito la difesa giallonera. Un bel attacco finalmente della Robur, giocato soprattutto in velocità, non ha dato la possibilità alla difesa zona di Bergamo di poter recuperare
sui vari passaggi. Poi ciliegine sulla torta, bomba di Filippo dall'angolo e quello che sembrava il momento positivissimo per Bergamo si è trasformato invece in un momento iper positivo per quanto riguarda la Robur. Da meno 5 avevamo visto, meno 7, siamo ora a più 2. Tra parentesi, mettendo in campo la stessa arma di Bergamo, cioè la dinamicità e la voglia di andare vicino a canestro, come appunto dicevi tu, fatta da Sant'Ambrogio, che poi ha portato a questo scarico nell'angolo per una bomba. A questo punto inerzia per la Robur, è chiaro che Ciocca deve fermare tutto con un time out. Vedremo Bergamo come risponderà a questa situazione, se proseguirà con le sue scorribande all'interno dell'area oppure cercando di nuovo quel tiro da tre punti che alla fine del primo tempo avevano fatto il gap che poi è stato recuperato. Vedremo un po', partita di nuovo in equilibrio massimo, una bella partita, ribadisco. Siamo alla metà esatta di questo terzo quarto, Pane a seguire Scanzi in angolo da Blois, la finta, poi partenza in palleggio, scarico fuori per Panni e poi c'è l'infrazione di passi sanzionata dallo stesso Blois, palla persa da parte degli ospiti e Robur che può tornare ad attaccare con anche Sabbadini in campo insieme a Castelletta, quintettone per Franco Passera in questo frangente con Matteucci dalla piccola. Sabbadini chiude il palleggio, serve proprio Matteucci, Castelletta per la rovera, si va a vedere Sabbadini marcato da Scanzi, poi deve far valere il fisico, va corto però sul tiro, palla che esce dalla mischia rugbistica, il recupero di Bergamo con Blois chiuso da Bozzanella, trova Planezzo fuori per Panni, prende in controtempo Matteucci, poi attenzione che prende una gomitata nell'occhio Matteucci, ma prima c'era il fallo proprio del giocatore giallo-blu, terzo però personale a parte di Matteucci. E Franco Passi direi che richiama immediatamente il numero 15 in panchina per preservarlo da un quarto fallo precoce, con poi direi anche uno scambio di battute tra Sant'Ambrogio e Passera mentre il primo dei due entra in campo, ovviamente forse anche su chi marcare, penso Ferruccio, no? No, giuro che non ho capito, nel senso che stavo guardando anch'io ma non ho capito qual era la materia del contendere. Alla fine della fiera Bergamo è andata a tirare da sotto, quindi continua un po' questa linea di condotta che si protrae dal primissimo minuto e che poi alla fine della fiera ha dato ottimi risultati, perché no? È chiaro che le due squadre adesso hanno cambiato entrambi difesa, mi sembra Bergamo sicuramente è passato a uomo e di conseguenza quelle che erano probabilmente i piani partita dell'allenatore soprattutto di Bergamo sono stati un po' fatti cambiare dalla capacità della Robur di trasformarsi. Bruttissimo passaggio adesso in attacco per i varesini, palla persa e credo che sarà uno dei fattori da tenere, per cui tener conto le palle perse, che nell'economia di questa partita con un risultato che al momento è un po' basso dopo la partenza razza dei primi due quarti, potrebbe essere appunto fondamentale non perdere palloni soprattutto in maniera stupida. Dicevamo un Ferruccio quest'oggi è la maga Circe, o meglio ci azzecca tutte le previsioni. Ora Planezzo va a bucare dall'arco, mini parziale di 5-0 in favore di Bergamo, 48-51, siamo ormai al minuto di gioco numero 27 e ora c'è il fallo di Pullazzi in anticipo su Castelletta, un fallo che è il primo nel quarto per Bergamo contro i quattro invece già spesi da parte dei padroni di casa che sono in bonus.
Sant'Ambrogio va a trovare Sabbadini con Planezza che per un non nulla non riusciva a rubare il pallone. Sant'Ambrogio dall'angolo sbaglia però la tripla. Sabbadini a infastidire Planezza, riparte però Bergamo che ora ha un pallone importante. Bloise tripla aperta che va 48-54, arriva il tema di Passera, però qua rischia di disfare le pentole coperchie a Cessano. Quanto di buono aveva fatto, anche se ribadiamo è veramente tanto quello che la Robu sta facendo al cospetto di una signora squadra come Bergamo. Beh, Bloise stavolta non poteva esimersi da tirare, l'uomo più vicino della Robu era a 92 metri, quindi è chiaro che tirare libero alla fine la butti. Due bombe, giusto le ultime due azioni da parte di Bergamo, che hanno scavato questo gap, un pallone perso in maniera banalissima da parte di, della Robur, un altro, una palla recuperata da parte dei giocatori di Bergamo, sei punti, due palle perse, il gap torna ad essere quello di prima. I gialloneri stanno mettendo in campo veramente tanta tanta aggressività sul piano difensivo e hanno trovato quello che rimarco di nuovo, dopo aver cercato sempre il canestro da sotto, hanno trovato nelle ultime due azioni appunto tiri da fuori. A questo punto la difesa si deve adeguare di conseguenza e gli spazi si allargheranno ulteriormente. Spero vivamente che la Robo possa recuperare rapidamente come ha fatto in precedenza, tenendo conto appunto che i giocatori di esperienza a parte Mattucci sono in campo, però in questo caso bruttissima palla persa su una rimessa. Fortunatamente Bloise ha forse accelerato i tempi e forse era meglio consigliato se avesse dato la biglia un po' di più. Parlavamo di giocatore di esperienza, Sant'Ambrogio Bolzonella, canestro facile da sotto con un passaggio spettacolare del Gus. Che ora recupera il pallone, va in contropiede contro Panni, lo attacca e va a segnare il canestro. 52-54. E Van Ketten, uno dei fattori in questa gara, potrebbe essere anche le poche rotazioni di Bergamo, solo 6 effettivi ruotati da parte di Cocicciocca, con Chiarello in panchina ormai per onore di firma e Tommaso Milani, ex Legnano, che invece è a bordo campo in Borghese, quindi non è della gara, con il solo Permon, settimo giocatore schierato da Ciocca con un minuto a disposizione. Qui l'unica, o meno uno dei fattori che potrebbe incidere su questa gara, che entra la stanchezza di Bergamo nel quarto quarto. Vedremo se accadrà e se inciderà. Castelletta a seguire Sant'Ambrogio, l'anticipo di Panni lascia uscire dal campo il pallone, il ex giocatore di Latina, sarà rimessa per la Celsano. 15 i secondi a disposizione, se ne incarica ora Marco Sant'Ambrogio a effettuare la rimessa con un parterre anche importante per questa gara, come mentre bellissimo questo gioco con Castelletta completamente dimenticato da parte dei giocatori di Bergamo. 54 pari, 1.30 al termine. No, Fabrizio Garbosi presenta questa partita insieme anche a Giulio Cadeo, allenatori presente poi mentre va a sbagliare la conclusione l'ex anche Colombo. Una Panni che si butta dentro e poi va a subire il fallo, però fallo che comunque, seppur gli arbitri indicano che non era in fase di tiro, beneficia di due tiri liberi essendo in bonus la Celsanus, e quindi due liberi a disposizione ancora di Panni. Un Panni che potrebbe arrivare a quota 20 punti già prima della fine di questo tempo se dovesse mettere a segno questi due liberi, è già quota 18 con 3 su 6 da 2, 2 su 4 a 3 punti, 5 assist anche e 4 rimbalzi nella sua partita. Una partita veramente totale finora il numero 12 di Pordenone, ex di Pordenone ora di Bergamo. E poi basta, come direbbe qualcuno in dialetto stretto varesino, fatto tutto, chiaramente
ti ha sentito e per smentirti ha voluto sbagliare apposta questo tiro libero. E un peccato che questa bomba di Sant'Ambrogio non sia entrata, perché avrebbe secondo me dato una dimensione completamente diversa alla partita. Ancora una zona da parte della Robur, un passaggio di rimbalzo dell'arbitro a cui diamo un punto e mezzo per questa segnatura da tre, perché vabbè, ci sta, però come direbbe qualcuno, tirasi in là, no? Sì, però era lì, non poteva togliersi, diciamo così, se vogliamo. Sono due presenze che fanno parte del gioco. Ora tre punti in più trovati da Bergamo su una palla già persa, circolazione di palla che va nelle mani di Mercante, attaccare al limite di 24, la stoppata di Castelletta che recupera il rimbalzo, 4 secondi alla fine del quarto, Matteucci spara da lontanissimo, la tripla di Uccio, 57-58 al trentesimo. I fuochi artificiali sul finale di questo tempo, gli ultimi 10 minuti sono tutti da gustare qui al campus. Ultimi 10 minuti pronti per scattare al campus. Bergamo avanti di un solo punto, 57-58. E ciocca che manda in campo Planezio, Panni, Mercante, Scanzi e Bloise. Risponde Passera con Sabatini, Matteucci, Rovera, Moalli e Bolzonella in angolo da Planezio. Una sentenza Planezio in questa ripresa. 5-7-6-1, non ne ha sbagliata una tutte le volte che era libero. Grandissima prova da parte di Planezio. Ora Rovera a trovare Sabatini, si va dalle mani di Bolzonella, ancora Rovera dentro in post per Matteucci che attacca di spallata Mercante e c'è il fallo subito a parte di Matteucci per Jacopo Mercante, il primo fallo della sua partita, cioè scusate, il terzo fallo della sua partita, primo di squadra in questo quarto. Allora, fatta la rimessa per Sabatini, consegnato per Moalli, vuole attaccare poi fuori per Sabatini che ha una tripla importante, cortissima però questa conclusione. Siamo ora 9 dal termine, più 4 per chi attacca. Mercante, Panni, Mercante vuole attaccare Matteucci, lascia spazio, poi scarica fuori per Bloise, chiude il palleggio, ancora Mercante, tanto tanto spazio, sbaglia però la conclusione pesante, palla nelle mani del Bolzo contro Scanzi. Filippo Rovera vuole consegnare lo schiacciato per Sabatini che non arriva. Bolzo la batte, Scanzi, bravissimo, che accelerazione del Bolzo. Quando decide di andare a canestro mi sembra che contro qualsiasi avversario, almeno nelle partite che abbiamo visto in casa, non c'è stata mai storia, ma soprattutto è bestiale la capacità di lettura di questo giocatore. Ha visto l'avversario leggermente alzato sulle gambe e l'ha punito in tempo zero. Penetrazione di Mercante che deve aver preso un colpo, fallo fischiato mi sembra a Matteucci, giusto? No, scusate, ho sbagliato completamente, a Sabatini, scusate, primo fallo. Però mi sembra che su Mercante, a Mercante abbia riportato delle conseguenze. Va comunque ai liberi, quindi possibilità di due tiri liberi. Onestamente non ho capito il perché. Poi onestamente mi sembra che fosse stato proprio lui a cercare il contatto con Sabatini. Poi è stato Sabatini che era abbastanza fermo, poi è stato lui a avere la peggio. Fortunatamente nulla di grave comunque per il numero 9 di Bergamo. E ora arriva il tecnico sanzionato a Franco Passera. Una situazione abbastanza strana con
il coach varesino che stava parlando praticamente con l'arbitro, quindi c'era un libero per Mercante e poi un altro libero ancora per il tecnico fischiato alla panchina. Lo mette a segno un secondo Mercante. Va in lunetta Blois invece per quanto riguarda il libro del tecnico. Siamo sul 5-9-6-3 e può essere un momento importante la partita questo. Vediamo se Bergamo saprà capitalizzare anche questo possesso. Blois ha il pallone a panni, Planezio. 90 panni, si schiera sempre a zona la difesa giallo-blu. Panni dall'arco, tiro perfetto da parte del giocatore, mette a segno il 22esimo punto della sua gara. 5-9-6-6, un tecnico costato parecchio a Varese. Sì, non so quali sono i termini per cui abbia potuto dare tecnico, mi sembra che stessero discutendo e non so quale nefandezza possa aver detto Pasar. Mi sembra che onestamente il grigio poteva far finta di niente, qualsiasi cosa abbia potuto dire Franco, ma noi siamo distanti quindi non possiamo saperlo, però mi sembra che in questa occasione a volte gli arbitri dovrebbero imparare a non sentire e a continuare a guardare quello che fanno i giocatori. Pesante, pesantissimo, perché un tiro libero supplementare e soprattutto una bomba, male per soprattutto per questo momento. E tra parentesi sta insistendo anche questo fallo, onestamente mi sembrava che l'azione fosse un passi. Vabbè, è stato sanzionato fallo, di conseguenza l'ennesima palla per Bergamo. Un panni che è veramente un problema da fermare per la difesa varesina. Terzo fallo di Bolzonella, che ora viene mandato in panchina. Rientra Sant'Ambrogio, Mattucci cerca anche un po' di anticipo su panni, riceve Mercante, Blois ora a inserire questo pallone. Panni fuori, circolazione di palla velocissima per Bergamo, che fa viaggiare il pallone, velocità supersonica, scanzi, sbaglia la conclusione. Rimbalzo prima delle mani di Triporover, Robur che deve tornare sotto nuovamente dalla meno 7, 5-9-6-6, 7 minuti al termine. Castelletta che buca l'anticipo di Blois e poi trova il fallo di Planezio. E avrà a disposizione, noi due liberi per il buon Castelletta, secondo fallo per Planezio, due liberi fondamentali per la Robur in questo periodo, con gli arbitri che vanno a parlare di tente con il delegato arbitrale. Non so cosa gli abbiano potuto dire, Ferruccio, tu che sei... Non lo so, mi sembra che veramente dal tecnico abbastanza imbarazzante a Franco Passeri a un fallo inventato successivamente a questa presa di posizione, questa richiesta fatta all'accompagnatore, al dirigente, ha detto agli arbitri della Robur, mi sembra che l'arbitro ci stia capendo poco. Brutta palla persa di Bergamo e quindi occasione per rientrare completamente in partita. Mi spiace perché i due in grigio alla fine della fiera, durante tutta la partita, avevano fatto il loro bel compito, cioè quello di fischiare quello che c'era senza inventare niente di particolare. Queste ultime azioni sono state invece così, sintomo e segnale di poca lucidità, probabilmente di stanchezza, ma Franco si incazza veramente di rado e di conseguenza non lo so. Bippiamo Ferruccio per la parola detta in precedenza. 6-2-6-6, 6 minuti al termine, con difesa aggressiva della Celsano. Spagna resiste anche un fallo, Planezio ancora libero, stavolta resiste, o meglio non punisce la Celsanos, bella virata di Moalli a liberarsi di Scanze, poi Matteucci in un clima veramente infuocato
va a subire il terzo fallo da parte di Planezio ed è anche il quarto di squadra per Bergamo, che va così in bonus. Riesce a ricevere Castelletta, palla nelle mani di Matteucci e arriva il fallo per blocco irregolare da parte di Sant'Ambrogio, che onestamente un po' si era mosso, arbitri fiscalissimi in questa occasione, quando invece negli ultimi 2-3 minuti erano volati assolutamente qualsiasi tipo di colpo. E lo diciamo sempre, la diversità di metodo arbitrale è la cosa più difficile da tollerare, sia per chi è in campo, sia per chi magari deve commentarla, per chi deve gestire i propri giocatori. Ora Blois che si butta dentro, trova l'area, tira una 6-2-6-8, 5-40 al termine. Moalli a trovare Filippo Rovera contro Panni, lo vuole attaccare al palleggio, lui che ha la velocità per batterlo, sfortunato in questa occasione l'ala di Casciago, e poi il recupero, anzi no, palla tenuta da Panni in angolo da Blois, la finta, poi parte in palleggio Mercante da Panni, vorrà giocare ancora lui questo pallone contro Castelletta, una finta, poi palleggio, resta tiro che non va, a rimbalzo di Castelletta, bravo, è presente in questa occasione. Moalli contro Matteucci, viene lasciato un po' in isolamento, arriva l'aiuto di Scanzi, Matteucci, poi va corto il tiro, travolge, ma c'è la testa di Mercante, fasi concitate se non di più con la Robur che prova l'arrembaggio per entrare in partita. Per forza, anche perché l'altro arbitro in questo caso, anzi nel caso precedente, scusate, ha fischiato un fallo veramente veniale a Sant'Ambrogio. Un blocco in movimento che adesso sta cercando di spiegare, ma non, un gomito alzato, vabbè, niente, lasciamo stare. Veramente mi spiace perché per 34 minuti, 33 minuti hanno fischiato bene e poi tutto ad un tratto hanno pensato bene di diventare protagonisti di una partita che ha visto come protagonista le due squadre. Adesso sta succedendo di tutto là sotto, veramente una tonnara. Io avrei fischiato onestamente un fallo in precedenza su Matteucci per poi andare a fischiare il quinto su un contatto veramente duro, ma come ce ne sono stati tanti in questa partita. Vabbè, torniamo a parlare di pallacanestro. È chiaro che la Robur ci sta mettendo l'anima per poter recuperare, abbiamo visto prima una palla persa in maniera veniale da Bergamo, perché non provarci ancora? Quasi recuperata, vedremo un po' come Bergamo proverà ad attaccare adesso la difesa roburina, che chiaramente sarà molto molto arcigna. Con Blois che si alza a 3 punti e questo è un canestrissimo che fa veramente male, perché più 9 a 4,27 al termine, un canestro quasi spezzagambe da parte del prodotto del settore giovanile di Cantù, visto anche in quel di Biella. Ora chiaramente una Robur che è tornata dal 35-42, è tornata sotto anche quando si è trovata sotto 5-9-6-6. Tornare sotto una terza volta su 6-2-7-1 sarebbe uno sforzo veramente importante per i giocatori di Passero. Difficile, anche se perché no? Abbiamo visto già delle situazioni che hanno portato la Robur a ribaltare completamente a poco dalla fine la situazione. Quello che dicevi tu, il fatto che i giocatori di Bergamo abbiano ruotato veramente in pochi e con la speranza che appunto la stanchezza la facesse da padrone, quando poi trovi dei canestri così, trovi energie in campo con dei canestri particolari, con dei palloni recuperati, alla fine si moltiplicano le energie, si moltiplicano le forze e quelli che sono in campo diventano ancora più
efficaci. Vedremo un po', adesso per forza di cose, con un quintetto abbastanza piccolo, con un quintetto con punti nelle mani, vedremo un po' Bolzonella cosa riuscirà a fare. Tanto cerca chiaramente di andare a canestro, causando il quinto fallo di Mercante e guadagnandosi due tiri liberi che sono veramente importantissimi, perché tra parentesi presi dopo pochissimi secondi dopo la rimessa Roburino. Quinto fallo di Mercante, per cui i sei uomini di rotazione ora rimangono cinque a disposizione di Cecicciocca. Chiaro ci sono poi gli altri tre in panchina, per Mon, Chiarello e poi gli altri quattro in panchina, per Mon, Chiarello e gli altri due piccoli, vedo Under aggregati alla squadra. Con ora Bozzella mette segno il primo, sbaglia però il secondo, rimbalzo che finisce nelle mani di Bloise. Dunque attenzione a Scanzi, che però dimenticando tutto solo amplifica il vantaggio, più 10, 6-3, 7-3, 10, 4 minuti al termine. Moalli trova Sant'Ambrogio, il blocco di Sabbadini, si cambia Planezzo, li tira in faccia Sant'Ambrogio, l'errore, che rimbalzo di Bolzonella che riapre ancora per Sant'Ambrogio, si butta dentro stavolta con una movenza felina, va a realizzare il meno 8, 6-5-7-3. 3.47 da giocare, dodicesimo punto in questa gara per Sant'Ambrogio. Panni a effettuare la rimessa, Panni che non ha saltato neanche un secondo di questa partita, rimasto in campo sempre continuativamente per Ciocca. E poi ora Blois a travolgere Sant'Ambrogio, per gli arbitri non è né fallo del difensore né fallo in attacco. Ora Pullazzi a bloccare, rimane su Blois e Sant'Ambrogio, poi infrazione di doppio palleggio, sanzionata Bloise, 3-29, e questa è una chance importante per entrare in gara per la Robur. Assolutamente, i più hanno chiesto uno sfondamento fatto da Bloise, ma l'infrazione di doppio palleggio era abbastanza grave, sono poi 8 punti, mancano 3-29. Può succedere veramente di tutto. Poi se Bolzonella prende quei rimbalzi lì in attacco andando ad altezza siderali, no, ti passo il microfono, non voglio fare nessun commento. Qui Bolzonella che prende posizione, fallo in sanzionato all'attaccante, palla persa da Celsanos su una fischio abbastanza dubbio, diciamo che così ce ne sono migliaia allora di movimenti che andrebbero sanzionati tutte le partite. Panezzo sulla marcatura di Castelletta, arriva Panni, c'è cambio difensivo accettato da parte giallo-blu, Panni vuole attaccare, poi scarica per Pullazzi, quasi lì in fazione di passi, Panezzo il piazzato che non delude mai, e va a segno, no, più 10 per quanto riguarda Bergamo, 6-5-7-5, 3 minuti al termine. E ora a mio parere è fischiata una carezza. Per mettere a posto il fischio pessimo di prima, ma avevo detto che non volevo commentare, non commento. Niente, due tiri liberi per Castelletta, importanti, mancano ancora 2 minuti e 48. Il pubblico chiaramente manda a dire delle Christmas carol all'arbitro, e ormai ci siamo e quindi è giusto iniziare a mandare auguri natalizi. Niente, due tiri liberi segnati, siamo a meno 8, quindi ci stiamo. Un inseguimento. Scusate, non ce la faccio a commentare, che veramente dovreste vedere la scena di un tifoso che sta inseguendo uno dei due arbitri lungo tutto il campo, lanciandogli addosso giustamente simpatici epiteti. Comunque siamo sul 6-7-7-5, 2.35 al termine di questo quarto periodo. (Ride)
con scusate ma non ce la faccio perché si sente anche benissimo e mi perdoneranno gli spettatori per questa nostra piccola divagazione. Comunque 6-7, 7-5, 2-35 al termine, una Celciano schiattato il 54% a 2, il 33% a 3 in questa gara, 32 rimbalzi, 19 assist, 11 palle perse per i Roburini contro le 9 perse da parte di Bergamo, 50% a 2, 34 a 3 e 31 rimbalzi, 11 offensivi. Certo è stata comunque una grande prestazione da parte degli uomini di Franco Passera. Comunque vado a finire questa gara contro una formazione che è vero si è presentata senza due effettivi qui al campus, Milani e Chiarello, però ha comunque tanta qualità negli uomini a disposizione di Cioc. Assolutamente, soprattutto da corollario ci sta anche una struttura fisica importante soprattutto per i giocatori, a parte Blois che è forse il giocatore più piccolo in campo, gli altri sono tutti che però chiaramente non disdegna anche lui di giocarsela fisicamente. Tutti i giocatori di Bergamo hanno veramente messo in campo tanta forza fisica. Abbiamo visto, adesso vale tutto probabilmente, vale tutto, e questo mi lascia molto interdetto perché probabilmente quel signore che ha vinto l'inseguimento a squadra e anche singolarmente forse aveva ragione. Eh sì, perché giustamente due pesi due misure, qua sulla protesta di Panni ci stava il fallo tecnico, comunque sono stati sanzionati in precedenza sia Castelletta la prima protesta che Franco Passera successivamente. Ora altra rimessa in attacco per la Celsanus che assede al fortino ma non riesce a violarlo, con il blocco di Castelletta pronto per Matteucci e poi sarà quello di per Bolzanella che non arriva. Sabatini riceve, spara a tre punti, altra palla che danza sul ferro ed esce. Diventa veramente difficile per gli uomini di Passera quando entriamo negli ultimi due minuti di questa partita. Ora Scanzi contro Castelletta, lo batte al palleggio e poi appoggia al tabellone il più 10 che in questo caso sembra poter dire molto in questa partita. Schiacciato di Sant'Ambrogio per Matteucci, Panni cerca l'anticipo, raddoppiato Matteucci, fuori per Sabatini, si va da Bolzanella, vuole portargli il blocco Sabatini, poi non si vedono i due, la recupera Sant'Ambrogio, poi c'è infrazione di campo da parte di Bolzanella e pertanto palla persa da Celsanus che ormai può dire, diciamo noi, addio alla possibilità di battere una Bergamo che sicuramente le squadre transitate fin qui è la più solida vista e le ambizioni estive, quelle di lottare per la promozione con Orzi Nuovi e Udine, direi che sono assolutamente centrate. Sì, soprattutto per gli uomini che ci sono in panca e non sono entrati. Un po' di cinema adesso da parte di Panni, punito subito dall'intervento di Matteucci che gli ha fatto capire che non è il caso di far troppo l'attore. Sono d'accordo con te, una buona partita, un fallo in attacco di Matteucci cambiato, ribaltato in uno sfondamento, cioè scusate, un fallo in attacco di Matteucci ribaltato invece con un fallo alla difesa, veramente non ci hanno più capito niente, ma questo è ormai da 7 minuti. E a partire dal tecnico al coach Roburino che li ha fatti proprio andare fuori i giri e al posto di darsi una calmata hanno esagerato ergendosi un po' a protagonisti quando proprio non ce n'era bisogno, non era neanche il caso, perché veramente stasera i giocatori, pur giocando veramente in maniera maschia e tirandosi anche delle belle randellate, hanno giocato a viso aperto senza mai lamentarsi e adeguandosi tranquillamente a quello che il campo da loro dava. Se poi, vabbè, succede, per amor del cielo, però Bergamo ha meritato secondo me questa vittoria, proprio perché
ha dimostrato ancora una volta, ha dimostrato notevole solidità. Se poi le rotazioni aumenteranno con Chiarello, che è un signor giocatore, e l'altro assente, sicuramente è una squadra che, come dici tu, può puntare veramente in alto. Sicuramente di quella che abbiamo visto qui in casa contro la Robur è sicuramente la migliore, la più solida, e quella che fino adesso ha giocato a pallacanestro. Con Panni che va a sbagliare il primo libero, siamo sul 6-8-7-7. Con Panni che mette il secondo, e sono 23 per il miglior marcatore di questo incontro. Bolzonella va ad attaccare, vuole andare al ferro, trova canestro e fallo. 51 secondi alla fine, Robur che comunque non smette di crederci. 70-78, libero aggiuntivo a disposizione del Bolzo. Passera che va ancora con il quintetto pesante, Matteucci dalla piccola mette a segno il libero aggiuntivo. 7-1-7-8, cercano uomo i propri giocatori, ancora su Panni, giallo-blu, poi c'è il fallo in attacco a Panni per la gomitata rifilata a Bolzonella, e per il numero 12 è il secondo fallo della sua partita. Veramente 49 secondi a giocare, meno di 2 secondi. Sant'Ambrogio, ora c'è un fallo a palla ferma, ragazzi, fallo a palla ferma ultimi due minuti a casa mia antisportivo da regolamento. Ma io onestamente non ho capito cosa hanno fischiato, perché guardavano Matteucci, poi hanno fischiato fallo sullo smarcamento di Bolzonella fatto da Bloise, di conseguenza è antisportivo secondo il regolamento, ma mi dà l'idea che sia non ci stanno veramente più capendo niente, ed è veramente triste come una partita così giocata bene da entrambe le squadre possa essere rovinata da una serie di fischi che lasciano veramente il tempo che trovano. E se poi vuoi poi, come giustamente dici tu, se vuoi seguire il regolamento, seguilo fino in fondo, antisportivo, due tiri e possesso a questo punto. Ora Panni in lunetta con Sant'Ambrogio che abbandona la partita per il suo quinto fallo nella gara. Ora Panni mette segno il punto numero 24. Vediamo se realizzerà anche il 25esimo. 45 secondi al termine. E sbaglia però il secondo libero Bolzonella, vediamo se vorrà forzare il tiro, va invece in avvicinamento, subisce la stoppata, recupera il pallone, fi prova da Matteucci da 7 metri e mezzo, non trova nulla però, palla recuperata da Panni che finisce ancora il fallo, ma stavolta è veramente finita. 7-2-7-9, Robur che ha reso la vita comunque durissima a Bergamo in questa partita. Una Robur che, dicevamo in apertura, settimana prossima incontrerà ancora qua in casa Lecco, la formazione rivelazione di questo avvio di campionato, la squadra che gioca al Bione. Una gara importante che certamente, se giocata con questo piglio, la Robur potrà sicuramente fare molto bene tra 7 giorni contro l'Ecco, che diciamo è più alla portata dei gialloblu, anzi una formazione di pari livello. Ma lo spero tanto, sicuramente stasera prestazione maiuscola dei giocatori di Franco Pass, che hanno dato di più di quello che ci si aspettava, ma sicuramente un fior di partita, veramente secondo me rovinata dagli episodi, e
Bergamo la porta a casa con pieno merito, ma la Robur deve essere veramente contenta di quello che ha messo in campo oggi, di quello che ha dimostrato. Tifosi bergamaschi che dimostrano l'attaccamento della squadra esponendo uno striscione giallo-nero, dimostrando veramente un attaccamento della squadra importante, molto corretti e molto competenti secondo me, quindi è bello anche sottolineare queste cose quando invece si vedono cose, noi le abbiamo viste stasera in campo da parte di qualche attore, invece che onestamente molto poco positivo. Siamo sul 7-4-8-0, gara che non vuole morire, quando siamo ormai, abbiamo superato l'ora e tre quarti di gioco, 74-80, 21 secondi alla fine, abbiamo già detto appunto di delle buone prove in casa gialloblu. Ti chiedo a questo punto, visto che tanto il punteggio meno male è andato e abbiamo già un po' analizzato la gara, i tuoi due MVP da una parte e dall'altra. Robur sicuramente, Bolzonella, e a me è piaciuto tantissimo Sant'Ambrogio. Di là Bloise, perché alla fine della fiera, anche se Panni ha fatto tanto, però è quello che a un certo punto ha dettato i ritmi. E sicuramente Planezzi, perché qualsiasi biglia che ha preso l'ha buttata nel canestro della Robur. E non era probabilmente dei giocatori che all'inizio ci aspettavamo, era quello forse con meno credenziali. Bravissimi questi quattro, ma bravissimi anche tutti gli altri che hanno messo in campo veramente una prestazione super. Una bella partita finalmente, ed era un po' che non ne vedevamo. Ora forse ultima azione di gioco con Bolzella che muore sul blocco di Pullazzi, e ora c'è l'altro fallo, altro pallone recuperato dai gialloblu, e non è mai morta questa partita, anche perché Ciocca dice cambiare su tutto. Vediamo un po' cosa può accadere. Certo che in caso di un tiro veloce la Celsano si tornerebbe a meno 3. Vediamo cosa. Cosa potrà succedere con Bolzonella, che chiaramente sarà l'incaricato di questo pallone da Castelletta. La tripla di Castelletta, 7-7-8-0, 12 secondi da giocare, e in lunetta ci va Bloise, per cui non è ancora detta l'ultimissima parola. Una gara che gli arbitri stessi non fanno mai morire, Ferruccio, e coglici tutto quello che ci vuoi cogliere in queste parole. Hanno iniziato a fischiare dei blocchi in movimento inesistenti, hanno continuato a fischiare in questa maniera. Detto ciò, 12-42, dovesse sbagliare anche questa, una biglia pesantissima per poterla portare al supplementare. Durerebbe un paio di altri giorni questa gara probabilmente. Due possessi di differenza, adesso è veramente complicata, però Bolzo meno 2, 7 secondi, 6 fallo. Matteucci non manda a dire il suo disappunto circa questo fischio che poteva prima, secondo me, essere sanzionato un'infrazione di passi, però vabbè, mancano ancora 6 secondi, arrangiati. Esce dal match, rientra Innocenti, 7-9-8-1, Panni in lunetta con due liberi importantissimi. Il primo va a segno, più 3, 7-9-8-2, in favore di Bergamo. Vediamo il secondo libero, 6-22. Panni lo sbaglia, rimbalzo di Castelletta, apertura di Bolzonella, e giustamente Permon non ci pensa su un attimo, fallo subito. Due liberi a disposizione di Bolzonella, che palla subito con Passera, e chiaramente è importantissimo il primo libero. Da questo poi dipende i possibili ragionamenti sul secondo libero.
gara ad altissima intensità con Bozzella che mette il primo, 3 secondi 79 alla fine. Vediamo cosa sceglie di fare Bolzonella. Lo sbaglia, non c'è rimbalzo, palla nelle mani di Pullazzi, finisce quindi qui la partita 80-82, ma una grande Robur che ha lottato fino all'ultimo contro Bergamo. Bergamo e Spugna comunque ha detto con merito il campus. 80-82, una gara assolutamente bella, quella vista vibrante fino all'ultimo. Una piccola chiosa a Ferruccio. Concordo, bellissima partita, degli episodi forse l'hanno rovinata, si tolgo il forse, ma non sono stati i giocatori in campo che hanno fatto ciò. Buona serata a tutti e speriamo che la prossima sia bella così, possa essere però vincente per la Robur. E quindi da parte di Matteo Gallo è tutto, ringrazio Ferruccio Calcagni per la parte tecnica, arrivederci alla prossima gara casalinga di settimana prossima contro l'Ecco.